Minchia, guarda che sei per sé. Buongiorno a tutti, in diretta dal bivacco della Malmotò, ma in realtà in diretta dal bivacco zero della Dakar 2021. Ora, insieme a Lorenzo, super in forma, andremo a fare un giretto di questo bivacco, bivacco dove piloti e team avranno la possibilità di lavorare sui propri mezzi fino alla partenza della prima tappa. È vero, ci sarà un prologo il 2 gennaio, però questo rimarrà la nostra base solida almeno fino al 3. Quindi vi faccio fare un giretto qui con noi e cerco di farvi vivere un po' quella che è un'atmosfera incredibile, un sogno che si realizza per me, per Lorenzo, ma penso per qualsiasi persona che è appassionata di motori. Qua in fondo vedete la struttura incredibile di Yamaha, impressionante, e come vedete si scorgono anche in lontananza là dietro tantissime tende, perché il paddock è grande, parlano di più di 3.000 persone, più c'è l'organizzazione, quindi davvero migliaia e migliaia di persone che sono arrivate da tutte le parti del mondo per correre e vivere questo sogno. Se avete qualche domanda, fatela pure, cercherò di rispondere. La mia greta è pronta. Lorenzo sta aspettando la sua assistenza. Io aspetto e spero. Prima o poi mi aggiornate che arriverà. No, arriverà, arriverà. Ci sono stati solo un pochino di problemi logistici, ma in realtà è andato tutto molto bene. I problemi logistici dovuti al Covid in realtà principalmente, perché se non ci fosse il Covid saremmo tutti qua allegri e felici a montare la mia moto. Però insomma, ce la faremo lo stesso, dai, guarda qualche roba. Altra qui. Qua siamo... questi problemi non ne hanno, vedi. Qua siamo nella zona auto. Una... problemi non ce n'è. No, non ce n'è. L'Hilux, secondo te il mio va uguale? Sì, penso che il tuo Hilux vada un pochino di più di questi. Ah, ok. Sì, sì. Anche più lungo, quindi più performante. Più stabile. Guarda cosa sono tagliati. Qua siamo nella zona Toyota, quest'anno non c'è Fernandino Alonso, ma mi sa che si giocheranno le loro carte per la vittoria con gli altri piloti. Vediamo, in realtà è la prima volta che facciamo il giro del bivacco, esatto. Quindi anche noi non è che sappiamo proprio vediamo un po' dove, McDonald's. Dove sono i vari team. Quello là in fondo che scorgete è lo stadio del sultano, del re, che in realtà è pieno di stadi che si chiamano così, quindi non hanno molta varianza di nomi in questo paese. Guardate qua il team Toyota. Qua questo dovrebbe essere team Repsol, sempre auto. Repsol Rally Team. Noi della Malmotò, come vedete, siamo dislocati in quella zona in fondo, vedete il camion, questo camionone, quindi siamo un pochino, noi siamo in cerca delle moto, so che scrivete che volete vedere le moto ma non sappiamo dove sono, adesso andiamo verso questa zona e poi al massimo tranquilli che nei prossimi giorni vi porterò anche verso gli ufficiali. Qua non sembra, ma ha un'estensione di chilometri e chilometri questo paddock. Quindi in una diretta di pochi minuti provo a portarvi con me, ma più che altro a farvi vivere l'atmosfera che si respira qui. Qua abbiamo un po' di motorette. Team spagnolo, FN Speed. Abbiamo anche il team Rieju, quindi qua avete un po' di motorette. Qua i meccanici già al lavoro. Qua il team Rieju che ha deciso di debuttare
in questa Dakar 2021. Se no provo a portarvi verso Yamaha che è là in fondo, e invece mi sa che gli altri team ufficiali sono al di là di questo parcheggio, quindi un pochino lontano per essere raggiunto in questa diretta. Comunque vedrete che ci saranno altre occasioni durante questi 15 giorni per vivere insieme la Dakar. Usciremo col primo video domani, un video racconto di questi primi giorni, quindi dal post tampone, quindi recupero della moto, accreditamento, shakedown area, quindi la prova dei mezzi. E vedrete che già con questo primo video inizierete a percepire tutte le emozioni che si provano a essere in questa immensa macchina organizzativa. Adesso vi porto verso Yamaha, un attimino di pazienza. Qui in questa zona vedete iniziano già a esserci le casse degli altri piloti Malmotò, che probabilmente ancora non hanno ritirato la loro moto. Vediamo qua in fondo Maurizio Gerini e Francesco Cattanese. Un saluto a casa. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Dai. Vuoi salutare mia madre che magari sta guardando? No, noi facciamo i complimenti al mio... Com'è che... Io sono il padrino, quindi sei... Io sono il figlioccio, sì, dai. Il figlino. Figlino. Perché veramente è una costanza ancora prima di iniziare che non avete idea. Grande. Sì, sì. Si è reso conto qua un po'. È una bella lavatrice, è una bella lavatrice, mi sa. Domani inizia la centrifuga. Domani inizia la centrifuga. Un saluto anche a Francesca. Ciao ragazzi. Vi porto come promesso verso la Yamaha. E poi là dietro, e direi che possiamo chiudere la prima diretta, c'è il team di Loeb Auto, un nuovo team che vedendolo da fuori è impressionante, quindi